Concludiamo la nostra conversazione di oggi sui libri attraverso una degli autori, l'autrice del libro che vi presentiamo adesso, si chiama Bellezza, l'autrice è Maria Agostina Cabiddu, che salutiamo, è ancora collegata con noi perché adesso tocca a lei diciamo, per parlare di questo libro che tra l'altro presenterà tra qualche giorno anche ad Arezzo, proprio alla Feltrinelli. Il libro si chiama Bellezza e è una parola strana, ecco, da trattare con una giurista come lei, appunto professore al Politecnico, professoressa al Politecnico di Milano e appunto professoressa di diritto pubblico. Ma insomma, come è arrivata a scrivere questo libro? Dove sta la bellezza anche nel suo lavoro? Allora, intanto io sono arrivata perché a scrivere questo libro perché mi occupo da 20 anni a questa parte di beni culturali, di patrimonio culturale, di paesaggio, di bellezza appunto. E però questo è un libro non per giuristi, è un libro per tutti. È un libro per tutti, l'unica avvertenza che mi è stata data infatti dal piccolo editore napoletano che lo ha editato è stato proprio quello di dirmi: deve essere un libro che si legge in non più di 2 ore e devono poterlo leggere tutti, non è un libro per avvocati, magistrati, professori universitari. Perché, e allora perché scrivere di bellezza in maniera quasi divulgativa ma restando giuristi? Perché il diritto alla bellezza, un diritto che è sotteso alla nostra carta costituzionale, in realtà appunto nella carta ha molti agganci, in particolare nell'articolo 9 della Costituzione, dove si parla appunto di patrimonio culturale e di bellezza. E quindi la Repubblica, che significa tutti noi, non solamente lo Stato, non solo gli enti pubblici, ma tutti noi come cittadini abbiamo il dovere, secondo l'articolo 9 della Costituzione, di tutelare la bellezza che è il DNA dell'Italia. E poi appunto ci sono ulteriori agganci costituzionali, l'articolo 2, l'articolo 3 della Costituzione, perché dire bellezza significa dire diritto a realizzare pienamente la persona umana. E quindi tutti devono godere di questo diritto, in particolar modo in Italia. Allora la sfida era proprio quella di immaginare un diritto di enucleare, diciamo così, dal testo della Costituzione e ovviamente dalle leggi che tutelano il nostro patrimonio culturale, il nostro paesaggio, la nostra natura, enucleare un diritto di cui noi cittadini, tutti noi, dovremmo godere. Certo, quindi ecco, possiamo dire insomma che davvero la bellezza possiamo trovarla ovunque, basta avere occhi per vederla, ecco, insomma. Quindi questa è la sua testimonianza, per cui anche il diritto, che può sembrare insomma una materia più fredda, in realtà può essere romantica, ecco, mi passi questo termine. Ma il diritto serve a, il diritto inteso come diritto oggettivo, come insieme di norme, serve a garantire i diritti soggettivi delle persone. E io credo che sia arrivato il momento nel nostro paese, qui ed ora, di pensare appunto ad un diritto di ciascuno di noi, un diritto soggettivo a godere e ad avere bellezza attorno a noi. E tra l'altro, chi più dei toscani ha esperienza di bellezza? In Toscana, nei comuni, fin dal Medioevo, c'era il cosiddetto ufficiale dell'ornato, che era un magistrato preposto appunto alla cura della bellezza delle città, della città costruita, ma anche del contado, quindi del paesaggio. Se noi possiamo godere in Toscana di borghi e paesaggi così belli, è perché nella storia, nella cultura, nella DNA appunto dei toscani, da sempre c'è questa idea del essere tutti impegnati a coltivare. Ecco, io prima ho sentito in una precedente intervista che avete fatto stamattina di educazione e prevenzione, se ne parlava quando in un collegamento precedente, quando si parlava di tutelare gli anziani rispetto a certe truffe, sì. Anche per quanto riguarda il diritto alla bellezza, tutto inizia dall'educazione, dalla sensibilizzazione, dalla
prevenzione rispetto appunto a attività umane che possono aggredire la bellezza. La bellezza ha bisogno di cura, la bellezza ha bisogno di sensibilità, ha bisogno di educazione, ha bisogno di cittadini che appunto ne siano consapevoli. Grazie. Noi ne siamo particolarmente consapevoli in questo momento dopo la pandemia, abbiamo parlato prima di pandemia. Ecco, secondo me proprio la pandemia ci ha insegnato che abbiamo molto bisogno di bellezza, perché fa bene all'anima. Grazie, veramente è stato un momento bello, devo dire, senza cambiare appunto l'aggettivo cardine di questo spazio con lei, professoressa Cabido, davvero molto interessante, quindi invitiamo... Se volete approfondire, ecco, ci vediamo sabato ad Arezzo. Ecco, infatti, ci dia pure l'appuntamento, quando sarà ad Arezzo per presentare il suo libro? Allora, sabato alla libreria Feltrinelli si parlerà appunto di forme della bellezza, alle 17. Vi aspettiamo tutti. Sì, allora noi lanciamo questo appuntamento e la ringraziamo. Grazie. Per questi spunti di bellezza, davvero non banali. Grazie anche a Gabriele Grazzi della Feltrinelli e noi chiudiamo questo spazio e ci ritroviamo tra pochissimo sempre in diretta.